le più grandi donne della storia. Molte sono le donne che hanno lasciato pagine indelebili nel corso della storia e scegliere non è stato di certo semplice. In questo elenco sono state inserite 10 donne che si sono distinte particolarmente nella loro attività o quelle che, tramite la carica ricoperta o un ruolo specifico, hanno contribuito a cambiare in maniera decisiva il corso della storia o hanno dato un contributo fondamentale alla popolazione mondiale. Cleopatra. Dotata di carisma e di un fascino inarrivabile, Cleopatra seppe sedurre il più importante e potente uomo della sua epoca, Giulio Cesare, e in seguito Marco Antonio. Arguta, intelligente, affascinante e irresistibile, era capace con il suo carisma e con la sua voce di trascinare chiunque al suo volere. Livia Drusilla. Livia Drusilla fu una donna dotata di un carisma straordinario. Moglie di Ottaviano Augusto, Livia fu da molti considerata in diversi ambiti la vera mente della gestione degli affari imperiali. Composta, moderata, saggia, Livia seppe ponderare con attenzione le sue scelte. Lo storico Gaio Cornelio Tacito rappresenta Livia nelle sue opere come una donna di grande influenza. Ipazia. Colta, intelligente e simbolo del libero pensiero, Ipazia fu una delle più grandi donne dell'antichità e visse ad Alessandria d'Egitto. Ipazia fu una grande astronoma, filosofa e matematica e venne uccisa da una folla di cristiani in tumulto e dopo il suo martirio venne resa una martire del libero pensiero. Giovanna d'Arco. Soprannominata la Pulcella d'Orléans, Giovanna fu un'eroina nazionale francese ed è venerata santa dalla Chiesa cattolica. Coraggiosa e dotata di un grande carisma, seppe trascinare il suo paese alla riscossa durante la Guerra dei Cent'anni e grazie a Giovanna la Francia venne salvata dall'invasione dell'Inghilterra. Elisabetta I d'Inghilterra, figlia di Enrico VIII e Anna Bolena, donna e regina forte che seppe tener testa alla Spagna e alle tensioni fra i cattolici e i protestanti. Elisabetta dette l'impulso decisivo all'Inghilterra, che grazie a lei diverrà poi per diverso tempo il più grande e potente impero del mondo. Marie Curie. Fisica, chimica e matematica polacca naturalizzata francese, ricevette il premio Nobel per la fisica nel 1903 e il premio Nobel per la chimica nel 1911. Marie fu famosa per i suoi studi fatti insieme al marito sulle radiazioni e per la scoperta del radio e del polonio. Maria Montessori. Educatrice straordinaria, le metodologie educative di Maria Montessori sono applicate in tutto il mondo. Il metodo creato da Maria Montessori prende il suo nome ed è adottato in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Maria fu una delle prime donne in Italia a laurearsi in medicina. Rita Levi Montalcini. Premio Nobel per la medicina nel 1986, Rita Levi Montalcini, neurologa, scoprì i fattori di accrescimento delle fibre nervose. Eletta senatrice a vita della Repubblica Italiana, affermò l'importanza della parità fra uomini e donne. L'umanità è fatta di uomini e donne e deve essere rappresentata da entrambi i sessi. Madre Teresa di Calcutta. Proclamata santa dalla Chiesa cattolica, ricevette in vita il premio Nobel per la pace nel 1979 per il suo instancabile lavoro a Calcutta, nella quale Teresa ha combattuto la povertà
e fondò la Congregazione Religiosa delle Missionarie della Carità. Margherita Hack. Margherita Hack, incarnazione del libero pensiero, fu una grande astrofisica e prima donna italiana che diresse l'Osservatorio Astronomico di Trieste, che divenne, grazie alla sua attività, un centro di importanza internazionale. Donna autonoma e indipendente, fu anche molto attiva per il riconoscimento dei diritti civili.